In Abruzzo la crisi idrica e i cambiamenti climatici in atto stanno determinando una vera e propria corsa all'oro blu, con un conseguente sfruttamento intensivo delle acque superficiali e delle falde basali del Gran Sasso. Il pericoloso e irreversibile assalto all'acqua della Valle del Tirino sta mettendo a rischio la sopravvivenza della biodiversità dell'ecosistema e delle stesse attività produttive del territorio di Bussi, con una serie di ripercussioni sull'ambiente e sull'economia del territorio. Per invitare la comunità a mobilitarsi in difesa delle risorse idriche della Valle del Tirino, nella sala conferenze del Comune di Bussi, il gruppo consiliare Rianimiamo Bussi ha organizzato il convegno dibattito dal titolo Le acque del Tirino, un ragionevole e ragionato equilibrio tra tutela e opportunità, aperto alla cittadinanza e ai rappresentanti degli enti, del mondo produttivo e dei sindacati. Tra gli argomenti affrontati anche lo studio di fattibilità dell'acquedotto pugliese per la captazione dell'acqua di Bussi, per il quale il Partito Democratico e le opposizioni in Consiglio si sono scagliati contro la Regione, come spiega Antonio Blasioli, consigliere regionale del PD e vicepresidente del Consiglio regionale. Diciamo che siamo stati colti tutti quanti alla sprovvista di questo studio commissionato dall'acquedotto pugliese alle nostre università di 100.000 euro, commissionato nel 2023, che l'ERSI avrebbe autorizzato. In Consiglio regionale chi governa attualmente la Regione, quindi il Presidente Marsiglio, dice di non sapere nulla di questo e comunque di essere assolutamente contrario. Noi siamo contrari non perché manchi la solidarietà tra l'Abruzzo e la Puglia, ma perché viviamo in un momento di grande necessità di acqua, perché l'acqua è di Bussi e su questo ci sarebbe tantissimo da dire. Tra l'altro ci sono anche delle captazioni straordinarie ogni anno dell'acqua qui a Bussi per tutta Pescara, la parte di Chieti, eccetera. Ma soprattutto noi vorremmo che con un no formale il Consiglio regionale dicesse no al trasporto e alla vendita di tutta questa acqua verso la Puglia. Per questo abbiamo presentato delle risoluzioni che ad oggi non sono state ancora votate, aspettiamo di votarle per far dire una parola definitiva dal Consiglio regionale. Leonardo D'Addazio, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, che ha preso parte al dibattito politico, ha chiarito la posizione della Regione. Un conto è lo studio che è stato fatto dalla Puglia e un conto è l'autorizzazione che non è stata assolutamente data da parte della Regione Abruzzo, anche perché conosciamo benissimo la situazione, c'è stata questa emergenza idrica quest'estate ed è un problema che deve essere affrontato nel miglior modo possibile, tant'è che nella scorsa legislatura abbiamo fatto una commissione durata 6 mesi che ha avuto anche dei risultati che sono sicuramente da riprendere e anche nel caso approfondirli, perché il tema del momento e dei prossimi 5 anni di legislatura del governo Marsiglio sarà quello dell'acqua, quindi è ovvio che prima di pensare ai nostri amici della Regione Puglia dobbiamo pensare ai nostri corregionali, quindi non c'è, ribadisco diciamo la linea che ha già detto il Presidente Marsiglio, che non sarà data l'acqua alla Puglia. Oggi non ci sono le condizioni per poter aiutare la Puglia, dobbiamo pensare prima di tutto all'Abruzzo perché viviamo l'emergenza idrica, ci sono stati paesi che hanno avuto delle conseguenze importanti e le continuano ad avere perché non, ancora adesso ci sono paesi, anche il mio come Penne, che ha avuto delle interruzioni di acqua che vanno dalle 3 del pomeriggio alle 6 del pomeriggio e da mezzanotte alle 6 del mattino, quindi pensare di poter dare quest'acqua alla Puglia è improponibile.